Sì, le penalità qui abbiamo detto vengono assegnate per superamento dei tempi limiti. Le ragazze hanno 30 secondi per fare la passeggiata in pedana, 10 secondi da quando parte invece la musica e poi 3 minuti come hai anticipato tu prima per la durata dell'esercizio, se più o meno 15 secondi di tolleranza. Se Maria, dovessero, scusami, superare, incorrono in una penalità. Maria Elena Gandini e Veronica Gallo, la coppia di Plebiscito Padova che sta per, anzi appena scesa in vasca. Elisa Marzaro è la riserva. Il tema è i quattro elementi con la musica di Cirque du Soleil. Molto bella questa partitura, molto intensa, c'è molta ricerca coreografica in questo doppio, come in tutti gli esercizi che abbiamo visto appunto del Plebiscito Padova, allenato da Joy Paccanella e Maura Militello. Sempre un'attenzione particolare al gesto, la cura, all'innovazione. Il sincronismo. Sì, molto ben fatto, una coppia veramente omogenea anche nelle capacità tecniche. Questa è stata in verticale, l'avvitamento, bello l'asse di rotazione. Qui i giudici valutano appunto l'altezza dalla quale è partito l'avvitamento, la stessa velocità di rotazione e la stessa velocità anche nella discesa, cioè nello scomparire sotto la superficie dell'acqua. Purtroppo si è vista, ed era evidente, la differenza di elevazione nel tempo, hanno raggiunto la massima altezza in due tempi diversi, questo veramente verrà valutato nell'esecuzione e nella sincronia, quindi, che è lo stesso pannello. Infatti il pannello dell'esecuzione valuta questi due aspetti prettamente tecnici, esecuzione e sincronismo. Leggera sfumatura mentre era molto ben fatto l'avvitamento. È una coppia ben assortita nonostante i 2 anni di differenza di età, poi vedremo coppie anche meno vicine di età, qua purtroppo sfumano ancora. Dicevo, una delle due atlete, Gallini, è nazionale B, quindi nazionale assoluta B, mentre Gallo è nazionale juniores, quindi sicuramente è un'altra delle promesse italiane. È molto bene la prima parte, poi qualche errore. Sì, purtroppo sul finire, proprio sulla ultima vasca, terza vasca e la conclusione, hanno un po' sfumato alcuni elementi, infatti anche le ragazze se ne sono rese conto, perché in acqua gli errori si percepiscono e c'è un po' di disappunto sul volto delle ragazze e anche sul volto delle allenatrici. Alcune immagini del replay della loro prova, mentre attendiamo ovviamente il risultato, l'esito del giudizio dei 15 giudici chiamati appunto a comunque una decifrare. Coppia ben assortita, l'abbiamo visto anche all'inizio, stessa altezza, stessa tipologia di fisico, questo è molto importante soprattutto nel doppio ovviamente, dove queste differenze oltre che essere evidenti all'occhio poi spesso in acqua risultano una diversa gestualità, una diversa interpretazione del movimento. 22.1 per l'esecuzione, 30.2 per l'impressione artistica, 22.9 per la difficoltà, alla fine ne viene fuori un 24.1 per la difficoltà, ne viene fuori un 7.9 che le mette temporaneamente al testo, di testa, questa mini classifica per il momento, 2 soltanto le squadre scese in vasca. Si prepara a entrare in vasca Olgiata e qui abbiamo uno spunto interessante di cui parlare. Come vedete, insieme a Veronica Jakub c'è Giorgio Minisini,